Bella ragazzi, sono Ben Wolfers e sono tornate le mini recensioni. Oggi vi parlerò di Domina. Che gioco abbiamo tra le mani, signori? Beh, anche questa volta è un titolo semplice da spiegare. Domina è un simulatore di lanista. Per chi non lo sapesse, un lanista era il proprietario delle palestre dei gladiatori nell'antica Roma. Era quindi la persona che gestiva l'addestramento, che si occupava di organizzare i combattimenti e provvedeva al mantenimento dei gladiatori, che naturalmente poteva comprare, liberare o anche mandare a morte. In Domina è esattamente questo quello che andremo a fare. Il gioco inizia infatti direttamente nella nostra palestra. Vestiremo i panni della lanista Virginia Agricola ed avremo pieno potere su qualsiasi aspetto della gestione di una palestra per gladiatori. Sarà il nostro compito dunque addestrare i guerrieri posseduti facendoli allenare. Dobbiamo provvedere a nutrirli, a curarli in caso di ferite e ad equipaggiarli per meglio affrontare i futuri incontri. Domina presenta una struttura temporale che avanza automaticamente, senza possibilità di poter gestire la velocità o mettere in pausa. Dobbiamo quindi prestare particolare attenzione a non tralasciare nulla, per non trovarci con l'acqua alla gola i turni successivi. Settimanalmente, la nostra palestra sarà invitata ad affrontare un combattimento e potremo decidere se accettare o declinare questo invito. Accettare ci espone al pericolo di vedere morire il nostro gladiatore e con lui tutto il tempo investito per farlo allenare o i denari spesi per equipaggiarlo a dovere. Ma rifiutare vorrà dire rinunciare automaticamente anche al premio in palio per il vincitore, un premio piuttosto succoso perché composto solitamente da alimenti, oro ed in alcuni casi anche nuovi schiavi da trasformare in gladiatori. Non solo. Rifiutare vorrà anche dire dover attendere un'altra settimana prima di poter affrontare un nuovo incontro. Dovremo quindi saper bilanciare bene l'offerta di combattimento, dando tempo ai nostri gladiatori di guarire tra uno scontro e l'altro, ma anche evitare di rinunciare a troppi incontri di fila perché prima o poi le scorte di cibo si esauriranno e potremmo non avere abbastanza oro per comprarne di nuove. Il che si tradurrà naturalmente in un vergognosissimo game over per i media. Naturalmente, oltre alla gestione delle risorse della palestra, dei suoi gladiatori e alla organizzazione degli incontri, Domina offre molte altre opzioni. Innanzitutto, avremo modo di corrompere con offerte di vino il magistrato locale per ottenerne i favori, ad esempio combattimenti extra o schiavi ottenuti a buon prezzo. Ma anche il legato con cui il magistrato è in competizione è, tra virgolette, in vendita per il medesimo prezzo. Un buon equilibrio nella loro gestione ci garantirà un discreto afflusso sia di incontri extra che di gladiatori che anche di altri favori in fasi più avanzate del gioco. E a proposito di avanzare, avremo a disposizione anche la possibilità di gestire un albero di abilità che ci permetterà di facilitare alcuni aspetti della gestione della palestra o di potenziare alcune abilità dei nostri gladiatori. Piccola chicca da segnalare, uno dei primi avanzamenti presenti in questo albero sarà il Mind Control, ossia la possibilità di essere noi a scendere in arena controllando uno dei nostri gladiatori, il che permette di abbinare ad un gioco gestionale anche una sorta di minigioco action, diciamo, una possibilità mica male che personalmente ho apprezzato tantissimo. Complimenti agli sviluppatori per l'idea. Lo scopo del gioco sarà quello di diventare i migliori lanisti della Repubblica e per farlo dobbiamo sfidare e naturalmente battere i tre campioni di ciascuna delle 10 province presenti nel gioco. Naturalmente il titolo offre ancora molto, potremmo assumere dei servi per gestire la spesa alimentare, convincere il magistrato o il legato a patrocinare un gladiatore per sollevarci dal mantenerlo. Avremo a che fare anche con eventi randomici che potrebbero essere positivi o negativi. Ad esempio, un gladiatore potrebbe ammalarsi e quindi morire, oppure mettere incinta una nostra serva e starà a noi decidere cosa farne, ossia se lasciarli vivere entrambi o magari vendicarci del torto subito uccidendo tutti e due. Insomma, tanta carne a fuoco, ragazzi. Graficamente parlando, Domina è un gioco realizzato in una pixel art decisamente grossolana. Personalmente mi piace molto, ma ammetto che quando si controlla un gladiatore risulta davvero complicato gestire l'hitbox del nostro avversario. Avremo quindi qualche difficoltà sia in difesa che in attacco. Un aspetto a mio avviso non considerato dagli sviluppatori quando hanno scelto lo stile grafico da utilizzare. Peccato. Il reparto sonoro funziona, fa il suo dovere, ma nulla più. Siamo in presenza del più classico caso di senza infamia e senza lode.
Il gameplay di Domina funziona, l'aspetto gestionale è realizzato davvero bene, scende nei dettagli quando deve ed offre al giocatore tutte le opzioni che ci si aspetterebbe di trovare durante la gestione di una palestra di gladiatori. Purtroppo la parte di combattimento controllato risulta appunto minata dalla scelta grafica del titolo, ma considerando il fatto che stiamo parlando di un'opzione extra, non ci possiamo assolutamente lamentare. Io aggiungerei una piccola critica personale, diciamo alla tempistica scelta per quanto riguarda la presentazione dell'incontro. Ogni combattimento infatti prevede qualche secondo di attesa in cui vedremo scendere in arena i nostri gladiatori, fare il classico saluto e poi partirà un conto alla rovescia, tra l'altro con i numeri romani, una cosa che ho apprezzato. Dicevo, partirà questo conto alla rovescia dove finalmente vedremo iniziare il combattimento. Ora, il problema è che a volte i combattimenti saranno talmente veloci che avremo passato più tempo a guardare la scenetta di vittoria o di sconfitta, oltre alla scenetta iniziale, che il combattimento vero e proprio. È un vero peccato, secondo me. Domina è stato sviluppato dalla Dolphin Barn e costa 9,99€ su Steam. Io mi sento tranquillamente di consigliarlo a qualsiasi appassionato del genere, perché si troverà tra le mani un gioco solido e che certamente garantirà un discreto numero di ore di divertimento. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e se così è lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima! Ciao!